No, avvocato. Buongiorno. Oggi no? Dalla parte della squadra di quella Carlo, vedi, Carlotto. Come esci adesso? Per la squadra. Noi continuiamo a non sentire nulla su Serrano Cosima, non viene mai citata, non viene mai indicata, ma oltretutto questa udienza credo che abbia anche chiarito moltissimi dubbi circa appunto il presunto movente. È una udienza estremamente positiva per la difesa, sia con riferimento agli orari di uscita da casa di Sara. Quindi secondo lei questa descrizione che c'è nella denuncia dei carabinieri da dove è venuta? Beh, questo lo chiedo io a lei. No, direi che è plausibile che sia stata fatta dalla badante alla signora Concetta. Se poi la signora Concetta non se lo ricorda, mi sembra che sia del tutto ovvio che quando uno fa una denuncia ai carabinieri la prima cosa che viene chiesta al denunciante è come era vestita, quindi si saranno informati e l'avranno detto. Se su questo si basa l'accusa, temo che siamo su basi fragiline. No, siccome la signora Concetta ha detto non me lo ricordo. Non l'ho chiesto e non l'ho visto. Ma dalla denuncia quel giorno. Dalla denuncia risulta? Risulta, ma... E secondo lei come c'è finita nella denuncia questa iscrizione? L'ha data Sabrina? Alessio l'ha detto. Adesso. Alessio l'ha detto che Sabrina gli ha riferito di averla presa da Concetta. Quindi mi pare che la ragione e la logica deponga nel senso che diciamo noi. Se poi su questo si deve reggere una accusa di omicidio... No, noi ci basiamo su quello che ha detto Concetta. Che è stato chiesto, auguri detto di no. Per l'accusa. Toccherà la super testimone dell'accusa Mariangela Spagnoletti, amica di Sabrina e Sara, deporre tra poche ore in aula per la sesta udienza del processo in corte d'assise sull'omicidio della quindicenne di Avetrana. Con lei saranno ascoltati anche i testimoni Cosimo Giangrande, Giuseppe Olivieri, la sorella Alessandra Spagnoletti, Vito Antonio Spagnoletti e Alessio Pisello. Un'udienza decisiva, la prossima, che punta a fissare l'orario del delitto e ricostruire i minuti immediatamente successivi
relativi alla scomparsa di Sara. Un punto, quello dell'orario della morte della quindicenne, che nell'ultima udienza non è stato ben definito. Antonio Petarra, vicino di casa della famiglia Scazzi, ha riferito infatti che vide Sara il 26 agosto transitare a piedi in via Verdi ad Avetrana intorno alle 13.45 e dirigersi verso viale Kennedy, che è anche direzione di casa Misseri in via Deledda. Ma l'avvocato Coppi, difensore di Sabrina, ha eccepito nel controesame l'attendibilità del testimone. In particolare ha chiesto alla Corte l'acquisizione di due foto che ritraggono Petarra, secondo la difesa, festante vicino alla caserma dei carabinieri di Avetrana al momento dell'arresto di Cosima. E hanno spostato l'avvistamento di Sara circa mezz'ora dopo le 14 anche i due fidanzati Fedele Giangrande e Giuseppina Nardelli. Lei ha dichiarato di aver visto l'orologio ma di non ricordare di preciso l'ora. Avrebbe indicato infatti le 14.30 perché, ha riferito, i giornalisti le chiedevano un orario preciso. Una disputa in aula combattuta, l'ultima anche a suon di acquisizione di interviste TV, le stesse che già da ore assediano il Palazzo di Giustizia di Via Marche a Taranto. Ora proseguiamo con le notizie, parliamo di cronaca giudiziaria. Sesta udienza a Taranto del processo per l'omicidio di Sara Scazzi. Questa mattina hanno deposto la sorella minorenne dell'amica di Sabrina, Mariangela Spagnoletti, e un geometra di Avetrana e un commerciante di un negozio di ceramica. Sentiamo tutto in particolare in questo servizio. Nuova udienza a Taranto del processo Scazzi, sentita questa mattina la sorella tredicenne di Mariangela Spagnoletti, l'amica di Sabrina Misseri, in carcere per l'omicidio della quindicenne di Avetrana. La minorenne ha affermato che quando lei e sua sorella Mariangela il 26 agosto del 2010 si recarono a casa di Sabrina per andare al mare con lei e con Sara, trovarono Sabrina già in strada, molto preoccupata. Ha chiesto a Mariangela se avesse visto Sara, poi ha fatto due telefonate, ha continuato al cellulare di Sara mentre saliva anche in auto. La prima volta ha detto che non rispondeva, la seconda che era spento. A quel punto Sabrina, con gli occhi lucidi, avrebbe detto l'hanno presa. Dichiarazioni queste che contrastano con quelle rese durante le indagini da Sabrina, che ha sempre dichiarato di aver atteso in veranda l'arrivo di Mariangela e sua sorella e che sarebbe stata Mariangela a dire che forse avevano preso Sara. Dopo la minorenne, i giudici hanno ascoltato Vito Donato Lastella, un geometra di Avetrana, che ha affermato di aver visto il giorno dell'uccisione di Sara, mentre rincasava, una sagoma esile e veloce sulla destra della strada e di aver visto contemporaneamente uscire da una stradina a destra un'auto chiara con due persone a bordo, che fece, dice, una strana manovra. Il geometra ha detto che, quanto all'orario, sicuramente era dopo le 14.05, momento in cui aveva spento il PC in studio, uscendo dopo qualche minuto. Per l'accusa, quella sagoma potrebbe essere Sara, che cercava di allontanarsi da casa Misseri, e l'auto potrebbe essere quella di Cosima Serrano, con a bordo Sabrina Misseri, che stavano cercando di raggiungerla. Ascoltato anche un commerciante titolare di un negozio di ceramica, nel quale venivano fatte le pulizie da due donne, una delle quali è la moglie di Antonio Petrera, l'uomo che il 26 agosto del 2010 ha detto di aver visto Sara diretta verso casa Misseri intorno alle 14.45. Intanto la famiglia Scazzi ha avanzato la richiesta di un risarcimento di 33 milioni di euro ai Misseri, con una provvisionale immediatamente esecutiva di 300.000 euro. È stata Alessandra Spagnoletti, sorella minore di Mariangela, la prima testimone interrogata nella sesta udienza del processo sul delitto di Avetrana, in corso dinanzi alla Corte d'Assise di Taranto. La ragazzina era in macchina con la sorella nel pomeriggio del 26 agosto 2010. Andarono a casa Misseri, dove avevano appuntamento con le due cugine per andare al mare. Al loro arrivo Sabrina le accolse dicendo che Sara non era arrivata. Era preoccupata perché Sara non si trovava, ha raccontato la tredicenne assistita in aula dall'avvocato Enzo Tarantino, e quando è salita in macchina aveva gli occhi lucidi. La testa ha confermato in modo preciso e dettagliato quanto riferito agli inquirenti a marzo scorso. È stato poi il turno del padre, Vito Spagnoletti. Anche lui si mise in macchina quel pomeriggio alla ricerca di Sara. Vito Spagnoletti ha confermato la versione data dalla figlia più piccola. Un altro testimone, Vito Donato Lastella, ha detto che, dopo aver lasciato il suo ufficio alle 14.05 ed essersi messo in macchina per andare verso Torre Colimena, ha visto la sagoma di una persona correre e poi un'auto di colore chiaro fare strane manovre nei pressi della scuola media.
È toccato poi a Giuseppe Olivieri, titolare del negozio in cui la moglie di Petarra faceva le pulizie. L'uomo ha confermato gli orari già riferiti dalla donna nella scorsa udienza, dicendo che gli uffici chiudevano prima delle 14 e che le pulizie venivano fatte ad uffici chiusi. Olivieri però ha specificato che le donne che si occupavano delle pulizie avevano le chiavi e dunque si gestivano da sole. È stata poi la volta di Mariangela Spagnoletti, ex amica di Sabrina, che ha confermato la ricostruzione della sera precedente al delitto, ossia le parole di Sabrina riferite ad Ivano, questa volta è proprio finita, e a Sara, si vende per due coccole, lo dice anche la madre. Sabrina mi disse che le piaceva Ivano, me lo disse subito, appena la conobbi, ne parlava sempre, ogni giorno, era un sentimento forte, non perdeva occasione per dirmi che le piaceva e che voleva avere una storia con lui. Sabrina si lamentava anche del fatto che Ivano era ambiguo nei suoi confronti. Una volta al mare, prosegue il racconto di Mariangela, Ivano si sedette accanto a me e Sabrina si arrabbiò dicendo che se non ci fosse stata lei presente io ci avrei provato con lui. Spesso mi faceva stare dietro al palazzetto da dove si poteva vedere bene casa di Ivano per controllare se Ivano usciva di casa.